che possa sorgere per noi una luce intramontabile di pace e di speranza, accompagnata dalla tua benedizione. Amen. Amen. Come da tradizione, è una preghiera scritta da un cittadino a inaugurare il pranzo di fine anno della mensa solidale di Romano di Ezzellino. Cittadini bisognosi, volontari, soci, sindaci e regione. Una grande tavola imbandita per tutta la comunità, ma soprattutto per tutto il territorio. Questo è il pranzo tradizionale di fine anno, il pranzo di Natale che la mensa di solidarietà di Romano organizza, ma lo organizza anche insieme ai comuni limitrofi, quindi oltre ai comuni di Romano e quelli della provincia di Vicenza, coinvolge anche il territorio della pedemontana trevigiana che afferisce a questa mensa proprio per le persone che vengono aiutate. Tra brindisi e piatti caldi, un lungo serpentone di solidarietà che ha visto il sindaco e l'amministrazione comunale di Romano di Ezzellino vestire per l'occasione nuovi panni, o meglio, grembiuli. La parte più bella di essere sindaco è essere una persona al servizio della propria comunità, per cui oggi servirò insieme agli altri sindaci e colleghi assessori quello che è tutte le persone che parteciperanno. Una mensa solidale che ogni giorno si occupa della comunità sempre più grande e bisognosa. La mensa è nata 7 anni e mezzo fa, serviamo attualmente 120 pasti al giorno per 7 giorni alla settimana e ci siamo sostituiti alla mensa dei frati o poveri che ha chiuso. Recuperiamo il cibo da 7 scuole, da supermercati, aziende, cose di questo genere e lo doniamo. E poi un augurio speciale per il 2024. L'augurio è che il 2024 possa essere un anno in cui i nostri numeri diminuiscono.